che in un momento di grandi crisi come questa a fare da banca sono le mafie. Sono loro che prestano soldi a piccole e medie imprese in difficoltà, sono loro che gestiscono il grande mercato della droga, sono loro che penetrano dentro i meccanismi del sistema nel modo più impensato. In quella piazza dove un uomo ha sparato due carabinieri c'è un bar, il Bar Chigi, frequentato da senatori e deputati fino a qualche mese fa. Quel bar è stato confiscato perché in mano la 'ndrangheta calabrese. A Roma, davanti all'ambasciata americana, c'è un bar storico, il Café de Paris, che Fellini lo immortalò nel film La Dolce Vita, è stato confiscato perché in mano alla 'ndrangheta calabrese, alla famiglia degli Alvaro, questa potenza di penetrare. Anche in questi nostri territori loro sono arrivati con modalità e volti diversi. Quindi è una società che deve fermarsi, che deve interrogarsi, che non deve sottovalutare come non deve sopravvalutare, ma la verità sì. E la verità è che la risposta a tutto questo non è fatta solo di parole, perché la gente è stanca delle parole, ci vogliono fatti, ci vogliono veramente investimenti, ci vuole credere che è possibile. Noi l'abbiamo cercato di fare con tutti i limiti, inventandoci di tutto, perché i meccanismi legislativi non lo garantiscono. Bisogna inventarsene queste cooperative, bisogna dar loro le gambe. Speriamo che ci sia anche la volontà politica di creare i meccanismi perché si possa operare meglio. Questo vale in questo caso, ma vale anche per tutte le altre realtà che ci circondano.